Buonasera a voi tutti buonasera a questa, e benvenuti a questa serata di trasmissione di Liberi TV. Io sono Gianni Colacione, oggi è il 15 marzo benvenuti 2013 e cominciamo questa virgola oggi con un collegamento appunto in diretta con Mattia Darè. Mattia Darè è un militante radicale di Verona. Perché cominciamo appunto questa, intanto Mattia, grazie e benvenuto su Liberi TV. Ciao Gianni, ciao a tutti gli ascoltatori di Liberi TV. Allora, cominciamo questo collegamento oggi con Mattia Darè, tutto in questo spazio che è la virgola, perché vogliamo parlare, anche se in passato, ma insomma vogliamo promozionare un evento che è stato organizzato all'interno della militanza radicale e che si svolgerà a Verona. È una specie di convegno intitolato Rilancio Radicale, di cui appunto Mattia Darè e altri militanti radicali veronesi sono stati gli organizzatori. Si rientra, diciamo, questa iniziativa nell'ambito di una certa riflessione che nel mondo radicale si è andata maturando insomma si è approfondita soprattutto in seguito un pochino anche ai risultati alle ultime elezioni della lista promossa dai radicali alla lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Ci sono state varie riflessioni e i tanti di Verona hanno preso appunto questa iniziativa per parlare, poi adesso ci dirà bene di cosa, ma insomma il titolo è abbastanza esplicativo: Rilancio Radicale. Allora Mattia, diciamo inizialmente, poi diamo ovviamente in chiusura di questo collegamento con te le coordinate bene per sapere dove, come eccetera, però un po' nel merito, in questi minuti spiegaci un pochino di cosa, quale sarà l'argomento di discussione. A te Mattia. Certo. No, devo dire che l'iniziativa è stata lanciata un po' al di là, indipendentemente dal risultato elettorale, che è stato quello che è stato, perché in realtà il Rilancio Radicale nasce già nel 2011 per il congresso di radicali italiani, con l'intenzione di capire cosa non funziona, cosa si può modificare nell'organizzazione che la galassia radicale si è data, e quindi poi promuovere appunto il cambiamento e il rilancio. C'è da dire che dopo quello che è successo con le elezioni, molti hanno visto come un attacco la nostra proposta, e si sentono voci, si sente dire: questi vogliono far fuori la dirigenza. E invece devo dire che non è assolutamente questo il nostro intento, ma è appunto quello di capire cosa non funziona e individuare dei metodi per rilanciare l'iniziativa radicale, a partire magari proprio dal Partito Radicale Transnazionale. Quindi talvolta veniamo identificati con quelli del partitino all'italiana, in realtà noi abbiamo la speranza di riuscire a fare proprio il contrario, cioè di ripartire alla grande con le battaglie transnazionali, e poi certo di gestire anche quella che è un po' l'anomalia dei radicali, ovvero il fatto che la vocazione transnazionale si rispecchi poi anche nella presenza organizzata in Italia come lista elettorale. Sappiamo che il soggetto è la lista Pannella, ma insomma è inutile adesso qui tornare su questi argomenti che conoscono purtroppo tutti, e che è un'anomalia, perché se il Partito Radicale è una ONG che lavora quindi in sede internazionale, è strano che poi abbia pure un referente politico elettorale come soggetto costituente, però è evidente che in Italia la situazione è questa, non si può cancellare con un colpo di spugna tutte le iniziative radicali, anche elettorali, che ci sono state, quindi al limite bisogna trovare un modo per renderle più utili alle battaglie sia nazionali che transnazionali. Quindi questo è un po' l'intento: capire cosa non funziona e rilanciare il partito. Ho capito. Allora, intanto mi dispiace se ho dato un'informazione scorretta, sbagliata, del fatto che pensavo che fosse nato comunque sia questo Rilancio Radicale fosse una cosa post elezioni 2013, invece no, è una cosa che già esisteva prima, soltanto che appunto poi dopo si è maturato questo appuntamento. Allora, alcune cose volevo chiederti. Allora, una, intanto ovviamente come tu hai accennato, insomma ci sono anche alcune polemiche, alcuni scontenti
e alcune divisioni pensano appunto che si voglia fare un partitino, qualcosa del genere. In realtà mi pare di aver capito che è soprattutto un appuntamento di dibattito, di discussione. Sì, io vorrei dire, da parte diciamo della, della dirigenza, della sterminata dirigenza radicale, avete ho avuto qualche attenzione, ma anche volendo qualche critica, per capire un pochino come è rapportato, come è visto dalla dirigenza questo appuntamento. E questo appuntamento mi pare di aver capito che comunque sia sarà trasmesso anche registrato da Radio Radicale. Sì, l'appuntamento verrà registrato da Radio Radicale, così come è stato per gli appuntamenti di Torino e di Milano delle scorse settimane. E l'approccio che noi abbiamo dato alla cosa è stato quello di aprire e di invitare tutti quanti i militanti, quindi non è una cosa soltanto locale per Verona, per il Veneto, per il Nord, come si è sentito in questo periodo, è un momento di incontro aperto a tutte e a tutti, indipendentemente da dove siano attivi poi come militanti e indipendentemente anche dal ruolo che ricoprono. Quindi il nostro invito è stato lanciato anche ai dirigenti, che purtroppo non hanno risposto, devo dire. Quindi probabilmente non ci sarà nessuno dei dirigenti al nostro appuntamento, e nella maggior parte dei casi non hanno nemmeno risposto, cioè non ci hanno detto no, non possiamo, semplicemente ci hanno ignorati. E insomma, avranno avuto sicuramente delle buone ragioni per farlo. Comunque noi ne prendiamo atto e andiamo avanti, sempre convinti che, a prendere l'esempio dei nostri parlamentari, che sicuramente sono tra quelli che ci hanno visto con più sospetto perché si sono sentiti attaccati, noi abbiamo ribadito che il lavoro fatto dai 9 parlamentari radicali è stato sicuramente ottimo. Quindi noi non mettiamo in dubbio la capacità dei dirigenti, ma il metodo è quello che sembra a volte poter essere chiudere gli occhi davanti alle istanze che vengono dai militanti e anche ai fallimenti, bisogna dirlo, perché se poi parliamo nello specifico dell'ultima lista, quindi di Amnistia, Giustizia e Libertà, il fallimento è evidente, non si può negare. E poi sicuramente ci sono delle motivazioni profonde e non si può trascurare la situazione del cosiddetto regime, però il fallimento c'è, bisogna prenderne atto. E poi ecco, forse quello che si può dire è: i dirigenti non dovrebbero sentirsi sotto attacco, ma dovrebbero capire che se siamo qui, se siamo iscritti ai vari soggetti, perché siamo interessati alle politiche radicali, al partito radicale, a tutto quello che viene fatto dai radicali, che siamo anche noi, non siamo dei nemici, ma siamo il limite delle risorse per il partito. Quindi la speranza è questa, che ci sia dall'altra parte un minimo di ascolto di chi non è un nemico, ma è evidentemente il primo alleato politico, cioè siamo parte del partito, ecco. Ho capito, Mattia. Senti, allora, avevo accennato ai dirigenti e mi pare che siano assenti. Parliamo un po' invece di chi ha dato preannuncio di partecipazione. E quindi si può partecipare come? Bisogna essere iscritti secondo appunto com'è nei congressi, per esempio radicali? Ci sono associazioni che parteciperanno, associazioni o solo singoli? Spiegaci questo. Allora, il convegno è stato organizzato dall'Associazione Radicali Verona, ma hanno aderito come associazioni l'Associazione Enzo Tortora di Milano, l'Associazione Veneto Radicale e l'Associazione Liberamente Radicale di Parma. Quindi queste sono le associazioni che hanno aderito in quanto tali. Poi il convegno è aperto a tutte e tutti, quindi indipendentemente da iscrizione o non iscrizione a soggetti o ad associazioni radicali, perché appunto è un momento di dibattito. E non pensiamo di arrivare ad una conclusione, anzi speriamo che questo sia il primo di una serie di incontri magari organizzati appunto anche da altre associazioni in altre zone, per portare magari delle proposte poi nelle sedi congressuali sia di radicali italiani, ma anche, io direi, soprattutto del partito radicale, perché sono convinto che finché non si interviene su quelle piccole anomalie o quelle difficoltà poi dello statuto del partito radicale non si possa risolvere assolutamente niente, perché è lo statuto del partito radicale che di fatto regola e regolamenta anche la galassia. Quindi la mia speranza è questa, che si riescano a mettere insieme delle proposte da portare avanti soprattutto nel congresso del partito radicale, che in teoria dovrebbe poi svolgersi alla fine di quest'anno, perché è stato nel 2011, quindi in teoria da statuto ogni 2 anni, alla fine di quest'anno dovrebbe esserci il congresso del partito radicale.
Ok, allora, scusa Mattia, allora a questo punto, in chiusura di questo collegamento, dacci i riferimenti, dici come possiamo, come chiunque voglia ascolti può partecipare a questo convegno, come si arriva e diciamo anche il calendario un po' dei lavori. Allora, innanzitutto diamo i contatti, si possono contattare su rilancioradicale.net, quindi il sito dell'iniziativa o del manifesto, chiamiamolo così, e dopodiché c'è un indirizzo mail rilancioradicale@gmail.com. È possibile poi, per intervenire in diretta, aggiungere il contatto Skype Rilancio Radicale e quindi poi mettersi in contatto con noi. E ecco, non sarà trasmesso in diretta il convegno, tuttavia è possibile intervenire, dopodiché anche gli interventi online rimarranno nella registrazione per Radio Radicale, quindi insomma ogni contributo è benvenuto e anzi speriamo siamo in tanti a decidere di intervenire anche da fuori di Roma, da fuori di Veneto, anche non ci può raggiungere fisicamente. Ecco, poi si possono trovare su Facebook cercando Rilancio Radicale o anche su Twitter, anche se insomma usiamo principalmente Facebook, ecco, mettiamola così. D'accordo Mattia, allora ti ringraziamo, buon convegno e poi dopo in qualche modo ci resteremo in contatto per sapere un pochino quali sono i risultati. Certo, allora grazie Gianni, grazie a Liberi TV per questo spazio. Grazie. Ciao, grazie Mattia. Ciao. Allora, in conclusione di virgola, ovviamente passo direttamente a illustrare il palinsesto. Dopo la virgola del direttore, questa sera alle 20.45 la mia parte radicale, attualità politica e dintorni, la conversazione appunto che facciamo con Silvana Bonaccini, radicale storica, e che condurrò ovviamente io in questa serata. Alle 21.05 avremo l'esordio di una nuova trasmissione su Liberi TV, Rock and Riot, un numero zero diciamo di questa trasmissione curato da Alessia Turchi. Questa è una trasmissione che si interesserà di musica contemporanea e in particolare del rock. Rock Riot, sono abbastanza esplicativo come titolo. In questa puntata di esordio Alessia Turchi parlerà dell'influenza di autori come Bob Dylan, Robert McGinn, Graham Nash, Marvin Gaye, insomma una serie di nomi storici autori del rock molto importanti, autori appunto l'influenza che hanno avuto questi autori sulla nascita e la mobilitazione del movimento pacifista contro la guerra in Vietnam. Quindi passiamo di un passato non recente ma neanche preistorico, insomma. Alle 21.35 avremo una puntata molto interessante di voci transnazionali dedicata alla Siria. In questa serata, che appunto questa trasmissione che conduco io, avremo Shadi Amadi, e giornalista esponente della comunità siriana che conoscete, ed Esmail Moades, portavoce dell'Associazione dei Laureati Iraniani in Italia, e parleremo un pochino delle influenze reciproche Iran e Siria in questa vicenda siriana che, come sappiamo, sanguinosissima, vede una ribellione nei confronti del regime di Assad. Alle 22.05 Striscia Filosofica, condurrà Federico Zecca, autore mimesis, esperto di cinema, e sarà un'intervista a Marco Benoit Carbone, autore del libro Tentacle Erotica, per la nuova collana Mimesis Media Eros, ed Enrico Biasin, autore di Oscenità di Brand, collana Minima Cinema. Alle 22.35, a tavola con i libri, le note di lettura di Giancarlo Carciolari, la Società dello Spettacolo della Crudeltà, Carnefici e Spettatori, questo qua è il titolo del libro, La nostra indifferenza verso la crudeltà, di Alessandro Dallago, Raffaello Cortina Editore, 2012. A seguire, alle 23, avremo una trasmissione degli approfondimenti flash di Leggera Euforia, la trasmissione consueta a cura di Claudia Sterzi, segretario dell'Associazione Radicale Antiproibizionista, ovviamente è la Leggera Euforia, la trasmissione di notizie e approfondimenti dal panorama antiproibizionista. Vi consiglio appunto di seguire tutta quanta diciamo la sequenza delle nostre trasmissioni. Io do la linea alla regia, a presto, a molto presto. Grazie.